Befane. Befane. Cioè, praticamente di traverso rispetto alle... Ma che cosa c'è? No, c'è caro o fio a fio? È veramente la nostra casa assomiglia a una reggia, assomiglia ad una reggia, di seconda mano, lucetta movimentata, movimentata, televisore, sono messa da vestiti, letti impolverati, guardate tutti quanti gli insetti, i crepaci, Casey, letti impolverati, Davide, vediamo i crepaci di Paolo, bella vedere le crepe, e il mio, bella vedere le crepe, i crepaci e ancora non avete visto e il bagno e tutti i moschini che abbiamo ucciso, ecco il crepaccio, buono tutto là dentro. La luce ad alta definizione, la televisione a cristalli liquidi. Poi apriamo la porta mezza scassata con il tappeto, non si apre. C'è Paolo che si sta facendo la doccia, ma guardate il bagno com'è ridotto, con il riscaldatore mezzo scassato, tutto quanto marcito con la terra per terra, ma il bagno lo usiamo come poggia cose, il vetro ci puoi disegnare. Si può fare doppia? Si può disegnare, vedete, ma ecco il lavandino tutto arrugginito, no, ma ecco le loro cose da lavoro le lasciano solamente qui all'angolo della casa. Ecco la finestra per uscire a puzza, grande finestra. Allora a te mi lascio la asciugamano, voi me lo mettete sopra, eccolo lì, uno, due, tre, lo potremo vedere tutti, però si ricalca. Ma ecco, qui ci sono per aprire l'armadio, ma ecco lo scandalo, per aprire il grande armadio c'è solo questo, il cosetto col buchetto piccolino, e quindi per aprirlo, Davide, facci vedere. Oh, firma che è tutto ispezionato. Applauso, no, si figura. Ecco, per aprire ci vuole uno scandalo. Qui tutto non si vede più il buio. Leva qui. Ma è buio. Ma leva qui. Ma ci sta la mia borsa. Ma che se ne frega. Qui letto un... Si può vedere queste cose. Guglielmo. Ma ecco la polvere. La sedia. Chiudiamo che è meglio, va. Un'ondata di polvere dal naso. La crepa che ci congiungerà Cappadocia. All'isola dei pirati. Ma senti che merda quindi. Ecco. Eccola, l'isola dei pirati sta proprio là. Ci vedremo per un ando scandalo. Guarda Cristian davanti, guarda che questo nero. Aspetta, questo è tutto il letame che sta proprio davanti la nostra cameretta. Questa allora, è la nostra, guardate la differenza, appena apriamo le finestre per respirare una buona aria, ci vediamo questo catrame. Ciao. Scolastica centralinista, allora centralina della scuola. Ha parlato.
la scuola di Portavo. Dove? Un po' di meno? Dai, tutte insieme. Poco, poco, poco. Dai, dai. Dai. Vedete come sono bravi? Comunque, per dedicarlo a me.